Buonasera amici, benvenuti a Salottino Blues. Questo è il format Ticket to Ride, inventato di sana pianta dal mio socio Massimiliano Zorzato, che insieme andiamo a cercare sempre artisti, musicisti, chitarristi, e stasera abbiamo un vero bluesman, Roy Marco Rosa. Grazie, ciao. Grazie ragazzi per questa bellissima iniziativa, sono veramente felice di essere qua in mezzo a tutte queste belle chitarre. Forse con la videocamera non si vedono, però c'è da lustrarsi gli occhi, quindi si sta bene qua. Grazie Paolo. Un posto intimo, caldo, e c'è stato qui un altro chitarrista tempo fa, mi disse: sai che sembra di essere un guitar nerd. È veramente bellissimo. Fa piacere. Felice, insomma, per questa ospitata. Senti, io insomma ti seguiamo, abbiamo visto parecchie cose di te, poi non più tardi di oggi abbiamo parlato di te con Andrea Lanza, che è Firebird, strumenti musicali tradate. Grande. Abbiamo fatto due belle chiacchiere, abbiamo parlato di te, ci piace un casino come suoni blues. Da quando nasce questa tua passione? E qua si parla di qualche decennio fa. Posso dire che io il blues ho iniziato ad amarlo quando era militare, perché alla sera avevamo la libera uscita e si andava a bere qualche birretta in un baretto, e dove passavano le blues band, e lì quel suono lì mi è arrivato. Io suonavo già la chitarra, suonavo un po' la musica classica, quindi cose spartiti, però ho avuto quella, sono stato folgorato veramente dal ritmo lì, cioè ritmo, proprio il groove del blues che mi ha folgorato ancora prima della chitarra, cioè quel portamento lì. Poi, ancora adesso mi emoziona per le doc. Poi insomma, il periodo giusto, perché quando si è anaia si è un po' tra lo scazzo e ragazzetto, io avevo 18 anni, quindi cioè, alla grande ero ancora uno green, ero andato a anaia proprio, perché di solito si fa la maturità tra l'università, si arriva a militare 23, 24, 25, sì, sì. Io ero proprio un bambinetto e quindi l'ho vissuta un po' come un gioco. Chiaro. Anche se vabbè, quei periodi non è sempre rose e fiori, però cioè, si fa, l'hanno fatto tutti e l'abbiamo fatto. Bene, molto bene, bello questo tuo avvicinamento al blues. E poi blues. Da lì hai iniziato a trovare tutti i canali, quindi i dischi soprattutto, c'era un negozio di dischi a Luino di Mimmo, il grammofono che era nella vietta nel centro della città, era una cosa pazzesca, perché Mimmo aveva una passione per il blues, quindi tutti i dischi belli, e da cui ho preso le mie influenze, io glielo dico sempre, li ho comprati da lui, quindi Buddy Guy, B.B. King, Clapton, vabbè, chi più ne ha più ne metta, insomma. Poi erano gli anni 90, quindi c'era ancora un bel fermento, c'era Bellinzona, Blues Festival, dove passava passato l'ira di Dio, guarda lì. Beh, qualche anno fa a Varese è passato bluesman pazzesco, hanno fatto suonare i Giardini, adesso non mi viene in mente il nome di questo chitarrista del Mississippi, l'hanno chiamato qua e forse Kirk Fletcher può essere, non mi ricordo adesso, fecero il pienone, fecero il pienone, però purtroppo sì, a c'è l'Alessandro Zoccarato che organizzava il Black and Blue Festival e ha portato dei bei nomi, tra cui l'artista che io adoro, che amo, che ci ha appena lasciato, che è Nick Beccatini, che mi ha folgorato anche lui ai tempi, quando suonava con un'energia che ti arrivava dritto proprio. Grande Nick, io lo stimo, lo adoro, speriamo che da sopra. Sì, suonano un po' tutti per noi su, dagli inizi di Jimi Hendrix. Jimmy, grande amore anche per Jimmy, infatti adesso ho un nuovo progetto con cui un trio elettrico con cui ci azzardiamo a fare i suoi pezzi del grande Jimmy, anche se Jimmy è inimitabile. Sì, però, lui non è umano, no? È uno sballo totale fare i suoi pezzi. Cioè. Era marziano, lui era un marziano, cioè ha fatto cose che...
era avanti anni luce. Veramente, veramente, con quelle, aveva quei muri di Marshall dietro a lui incredibili. Oggi andiamo in giro con i camperini, ma all'epoca ci si viaggiava, ma ancora è qualcuno anche epoca. Oggi. Ah, io suono l'amplificatore, ragazzi, a parte che non analogico, so, con tutte 100%. Quelle cose lì vado insieme, cioè già io con un cellulare oggi faccio fatica, infatti sono venuto qua in studio perché ti ho detto, guarda, se facciamo una cosa su internet non vorrei fare qualche casino. No, ma io ho piacere quando riesco a portare musicisti qua a proprio al salottino, perché è molto più bello, molto più umano, molto più calorosa la cosa, molto più blues. Sì, no. Però purtroppo a volte la distanza è tanta, no, che certo, ci dobbiamo attrezzare. E anche gli impegni, perché tanto. Chiaro. Chiaro, chiaro, chiaro. Abbiamo la fortuna di essere abbastanza vicino. Sì, fortunatamente sì. Senti, la tua chitarra preferita che hai avuto tra le mani? Beh, sicuramente la Strato è la mia chitarra, cioè, senza girare troppo intorno. Ho anche delle altre chitarre, ho una Telly, una Telecaster con cui adoro studiare a casa, però non mi trovo a suonare fuori. Con la Strato vado dappertutto, e è una chitarra semplice, mi trovo bene. Senza... Ho un paio di Strato, una Sunburst, penso che è stata la prima Strato che ho comprato, quindi una di quelle lì del 95 mi sembra. Io ho cambiato i pick-up, vada Dio, tuttora la suono alla grande. Funziona. Non sto a preoccuparmi. Quindi quell'epoca il Cowpond era un 9,5. Non lo so. Il raggio più o meno, quegli anni lì era il 9,5. Non so, adesso, perché tra l'altro adesso quelle moderne sono 12, 12. Era oramai cotto. E mi ha costruito il manico un liutaio di Varese, Simone Assunto, che è bravissimo. Lo saluto, Simone, se ci guardi. Mi ha fatto un bel manico in acero, quelli lì tutti zebrati. Bello, fiammato. Fiammato. Fantastico. Col palissandro sopra si suona veramente da Dio. Molto caldo il suono, perché col palissandro. Bello caldo, sì. Si è scurito un po', perché prima era in acero il manico. Beh, però palissandro al super, perché... Sì, poi è comodo, mi trovo bene. Quella lì è la mia chitarra, la sto usando praticamente da sempre. Ho anche un'altra Strato che ci ho fatto un bel periodo dagli anni 2000, 2010, 2012, una riedizione del 62, anche quella col manico in palissandro, bellissima. Adesso c'ha qualche problema col Trussrod, quindi è questa. C'ha qualche problema col Trussrod, dovrei metterci mano seriamente, però vabbè, per adesso uso la Sunburst. Abbiamo capito che è la Strato, e quindi sì, la accompagnerai con un Fender, immagino, un amplificatore? Sì, ma in realtà l'amplificatore sì, ho avuto per un ventennio un Twin Reverb. Il leggerissimo Twin Reverb. Sì. Poi vabbè, l'età avanza e da poco l'ho cambiato con un Deluxe Reverb. Ah, cavoli. Vanno tutti benissimo. Sì, cioè, sì. Sono amplificatori che poi, vabbè, Fender è riconosciutissimo come come suoni clean, no? Sono, sì, sì, sono pazzeschi, pulito, un bel reverbero, già dell'ampli, anche se comunque ho anche altri amplificatori, ho una C30, un Vox. Ah, Vox. Un trattore proprio. Sì, bello. Un carro armato. Poi ultimamente ho anche un Peewee con un cono da 15 pollici, Delta Blues penso che si chiami. Cavoli. Scusa, non sono tanto afferrato, no, però... Perché vedo le cose, mi piacciono e se posso le compro. Cono da 15, tanta roba. Cono da 15 lo affianco quando sono all'esterno al Deluxe, quindi mi dà un po' quella parte di basso, sì. Un po' perché mi piace tamarrare un po', e allora... No, però ti dà suono però tondo. Però quando tu lo porti all'aperto il Deluxe comunque si apre molto, no? Quindi tutte quelle frequenze basse le perde un po'. C'è a chi piace, io preferisco avere un po' di basso, gli affianco quello lì e vado finché mai. Cioè. O se no andiamo via di acustico. Sì, acustico in realtà sul mio canale YouTube pubblico
circa una volta al mese un brano, un arrangiamento per chitarra sola, quindi sto spaziando, mi piace studiare proprio a casa gli arrangiamenti di sti grandi chitarristi, tra i quali Lawrence Juber, Steve Buffman, che suona, è un banjoista, però ha fatto dei bellissimi arrangiamenti. Sì. E io insieme al mio amico Simone, che mi dà una mano a registrare, registriamo in presa diretta. Simone Pidone, giusto? Simone Pidone. Lo seguiamo, lo seguiamo anche lui. Sì. Lo seguiamo spesso e molto probabilmente lo trascineremo qui a Salottino. E quindi pubblichiamo questi arrangiamenti, cioè pubblico questi arrangiamenti sul mio canale, è una cosa divertente. Lo faccio non tanto per le visualizzazioni, che vabbè, il mondo di YouTube è pieno di talenti, vabbè, 100.000 volte meglio di me. Però, anche meno. Però a me piace, perché quando finisce lì il pezzo vuol dire che lo studio è completo, quindi è più per me che... E poi vabbè, lo condivido col mondo. Bello, non ho visto che ti seguiamo. È un modo di studiare anche quello. Uno dei pezzi che più ti riesce meglio? Ma adesso qui, se dovessi farlo qua dal vivo, mi piace più cantare qualcosino, perché io in realtà non sono un chitarrista troppo virtuoso, cioè metto subito i piedi e avanti. E di solito quelli lì, gli arrangiamenti che studio, li leggo con uno spartito, perché voglio anche mantenere tutte le cose che hanno fatto gli autori, e quindi mi spiace un po' rovinare. Cerco di essere più fedele possibile, mentre vabbè, nel blues chiaramente si sa che l'anima prende in via e si improvvisa più che volentieri. Dai, fammi sentire qualcosa. Chapeau, tanta roba, alla faccia di quelli che dicono che se non c'è il digitale sotto non si sentono i suoni. Vabbè, dai, adesso... Qui abbiamo una eco acustica, sì, microfono, sì. Fine. Si sa che noi bluesmen siamo ancora un po' talebani. Siamo molto... Però vabbè... Come ci chiamano boomer adesso? Sì. Ogni via è buona, se si arriva, certo, se certo. Si arriva al cuore, secondo me... Certo, certo, io scherzo, però... Certo, ma... È bello un po' prenderli in giro. È vero. Poi chiaramente si accaniscono, perché ogni tanto io sono in un canale Telegram che... ci sono chitarristi appassionati del digitale, e allora io ogni tanto gli faccio la battuta, ma siete tutti suoni piatti, no, ma chiaramente non è così, non è vero, no, e allora loro partono alla carica dicendo ma tu imparerai a suonare il digitale. È come un po' le chitarre, non so se è presente, quelle senza paletta,
Ah, quelle lì sì. Mi fanno venire i brividi. Sì, è vero, sono un po' estreme, sì. È vero. Ma sai che io, parlando di Senza Paletta, ho visto un chitarrista al Festival di Bellinzona che ho nominato prima, che era un festival Piazza Blues, lo facevano intorno agli anni 90, primi 2000, e aveva sta chitarra senza paletta e era lì a accompagnare una cantante soul, ma anziana lei, e lui avrà avuto un 50 anni di colore. Ha fatto due brani prima che arrivasse la cantante, ci ha ammazzato con quella chitarra lì, ma allucinante, una cosa pazzesca. Cioè, io non so più, non sono riuscito più a capire come si chiamasse sto chitarrista, perché ai tempi non c'era web, certo, però insomma so che mi è rimasto nel cuore sto modo di suonare, che era anche lui un alieno, cioè. Immagino. Ecco, quello che è venuto a Varese è Cab Bo, che è pazzesco, sì. Mi lasciò, tornai a casa, sì, quella sera, lui, sì, sì. Allucinante, e vederlo qua a Varese è stato micidiale. Cab Bo è pazzesco, voce mamma mia, strabilia, cioè, classico blues globale. Purtroppo, cioè, dico purtroppo, cioè, noi bianchi quella vocalità lì difficoltà, è impossibile, difficoltà. Perché insomma è roba loro, sì. Però noi possiamo amare alla follia, dai. Genere. Però dai, c'è qualche cantante bianco che ci arriva molto vicino, eh? Sì, sì, chiaro, sì, sì. C'è qualcuno che si avvicina. Però vabbè, chiaramente loro nascono così, no? Sì, sì, ma anche se devo dire che comunque il blues gli italiani lo suonano bene, cioè, adesso non perché io sono italiano, però ho avuto la fortuna di trascorrere un periodo in Inghilterra e devo dire che ci sono ragazzi che suonano o sono americani o sono italiani, cioè suonano bene, cioè, Beh, noi in America, noi italiani, nel periodo proprio blues abbiamo fatto tanto, eh? Cioè, beh, blues, jazz negli anni anche, periodo Chicago, siamo stati forse i primi a creare una casa discografica dove andavamo a registrare i bluesmen neri degli anni 30, quindi cioè, noi italiani non ci siamo fatti mancare nulla, No, sì, è vero. È normale, che anche perché io vabbè, studiavo un po', da un po' che studio il blues, nel periodo che è finita la schiavitù i neri sono un po' spariti dalle piantagioni, perché finisce la schiavitù, questi hanno detto adesso però andiamo a vivere, e soffrivano di mano d'opera, ed era proprio il periodo che stavamo arrivando noi italiani in America e noi abbiamo preso il posto dei neri a raccogliere il cotone, quindi è normale che abbiamo vissuto anche noi quel periodo blues, perché l'italiano è un lavoratore, certo, con quel che si vuol dire, che ci prendono in giro, ma noi siamo dei sgobboni, l'italiano è un lavoratore, ci diamo da fare senza ombra di dubbio. Senti, i tuoi progetti futuri? Allora, progetti futuri, adesso suono con un trio che è nato fine gennaio di quest'anno, Roy and the TNT Smokers, siamo un trio abbastanza elettrico, anche se in realtà ci piace spaziare un po', siccome abbiamo ognuno dei tre un'influenza diversa, nel senso io sono bluesman che tende un po' al latin, quindi okay. Un po' santaneggiante, okay. Il bassista è più rockettaro, il batterista è più jazzista, ed è un casino, wow. Impegnativo. Tre musicisti, tutte e tre di uno stile un po' diverso. Sì, è successo così che io durante il periodo del Covid avevo un organ trio con l'Hammond, però non siamo riusciti ad avere un feeling che ci consentisse di andare avanti. Wow. E poi vabbè, Covid, casino, locali chiusi, tutti gli artisti sono morti di fame. Sì, è stato devastante. È stato un devasto anche a livello psicologico. Io sono stato veramente male, perché quando iniziavano a non far più suonare la gente, a non farti entrare nei locali, insomma è stato un casino che tutti sappiamo. Ci ho messo quasi un annetto a riprendermi e ho messo su sta band, quindi prima ho adocchiato il batterista, che è Lorenzo Crespi, un ragazzo sui 30 anni, bravissimo,
studia come un dannato, quindi mi piace. Poi mancava il bassista, io ho detto o trovo un bassista o trovo un organista con l'Hammond, però è una figura, è un po' come vincere il Super Enalotto. Sì, ce l'avevano solo i Doors, che non avevano il bassista ma avevano ce n'è qualcuno in realtà, però sono straimpegnati, certo. Sono comunque già a livelli, sono pieni di lavoro, giustamente, non è che vengono... E allora mi ha chiamato sto bassista che in realtà vive a 2 chilometri da casa mia. Io lo conosco, lo vedevo quando eravamo ragazzini perché suonava in un gruppo, anche lui a Luino, da quelle parti lì, e si chiama Matteo Gippini. Solo che lui è sempre stato un rocchettone, cioè anche cose estreme. Ha fatto anche un tributo ai Gotthard. Porco cane! Quindi ha girato, cioè è un bravissimo bassista. Solo che ho detto, vabbè, mi chiamato però far suonare il blues a questo qua, ho detto, è complicato. E in realtà si è messo dietro e si è fatto un culo così. Ha ascoltato, è 6 o 7 mesi che ascolta musica del genere, a nastro, studia, è un bravo bassista. Infatti siamo partiti le prime serate ad aprile, quindi dopo pochi mesi che si suonava, e abbiamo concluso adesso 15 giorni fa lì all'Aveno in un ristorante dove è andata benissimo, e adesso avremo un po' di pausa perché stiamo pensando di mettere su un EP di 6 o 7 brani, tra i quali 3 o 4 brani originali, quindi c'è un po' bello. Di lavoro da fare. Impegnativo. Sì, è impegnativo, però ritengo che faccia parte anche un po' dell'artista, quello di, oltre al live, di comunque di impegnarsi anche nella discografia. Certo. Anche se sappiamo i limiti di oggi, però chi se ne fotte, cioè alla sì, fine... Sì, intanto alla fine... Ne suoniamo per passione. Esatto. Cioè, io dico sempre, suono per amore della musica, non vivo di musica, cioè no. Capibilissimo. Io ho un po' paura di quella strada, nel senso che ho sempre fatto musica proprio per passione, proprio perché mi piaceva. Non ho mai guadagnato un centesimo, anzi ne ho spesi sempre tanti per comprare strumentazione eccetera, no? Quindi guadagnare proprio zero, sempre stato povero, io morirò povero in canna con le pezze nel sedere. Ho paura il giorno che, non capiterà mai, ma il giorno che potesse capitare di fare quel salto, no? Quel gradino e trovarmi a farlo come lavoro, mi spaventa questa cosa, no? È un po' come quelli che hanno il sogno nel cassetto e che vogliono comprare il Porsche, no? Ah, la Porsche, poi magari capita il giorno che la comprano, ci salgono sopra, cazzo, macchina di merda, cioè, no? Finché non ce l'hai, hai quella bramia di dire, ah, cazzo, sì. Voglio quella cosa lì. E a me mi spaventa questa cosa, mi fa un po' paura dire, sì. E poi mi si spegne la fiamma della passione, perché adesso lo faccio e faccio quello che voglio io, sì, quello che piace a me. Sono scelte. Ma chiaro. Quando arrivi lì c'è il discografico che ti dice, Ciccio, tu domani devi fare queste 3 canzoni, ti piacciono o no, il pubblico sì, le vuole, le devi scelte, fare. Chiaramente, anch'io nel mio cammino ho dovuto scegliere perché... Ti dico la verità, ho affrontato anche un percorso di studi di una certa entità, nel senso il sacrificio allo studio, però arrivi a un punto che dici, allora per vivere di musica chiaramente devi crearti dei canali che sono quelli, vabbè, del suonare fuori, ovviamente. Però non basta perché non è no. Che puoi suonare tutte le sere con un compenso che ti consenta, chiaro, questo lo sappiamo tutti. Sì. Quindi tanti si direzionano sullo studio, sì. Tanti si direzionano sullo studio, sull'insegnamento, tanti si direzionano, aprono lo studio di registrazione oppure il negozio. Cioè sono scelte. Io ho detto, la mia passione è suonare, cioè non voglio arrivare anch'io al punto di dover dire sono costretto a fare questa cosa con la chitarra perché mi serve lo stipendio. Allora lì non è stato facile, però ho deciso di tenere la musica come passione e stop. E stop. Cioè, sì, scendo poi chiaramente non è che vado a suonare per niente, perché no, certo.
è giusto e anche dignitoso, certo, avere un compenso, però tra quello e vivere solo di musica c'è una differenza, ecco, anche se sì, stimo moltissimo chi lo fa, cioè... Io li adoro, cioè per me chi vive solo di musica ed è riuscito a fare della sua vita il mondo della musica, invidia no, perché non provo invidia, è una cosa che a me non è il mio carattere, ognuno no, di noi può scegliere, cioè. Esatto, però li ammiro, ecco, li ammiro tantissimo, cioè quelli che riescono, per esempio un carissimo amico che vive in Spagna da qualche anno, Umberto Ronco, lui ha fatto un insegnante di chitarra, conservatorio pianoforte, sì, eccetera. Bravissimo, sì. Siamo molto amici, lui vive solo di musica e io lo stimo e lo ammiro tantissimo. Sì, certo. Sono belle scelte. Si fa un mazzo così, eh. È chiaro, sì. Comunque c'è un fracco di alunni, è impegnato allievi, certo, 8-9 ore al giorno facendo quello. E quello mi spaventa a me. Cioè, quello mi spaventa, io dico, caspita, poi mi diventa un lavoro. Ti deve piacere, perché... Sì, no, piacere chiaramente, cioè, ti piace. Io non nego di avere qualche allievo anch'io, però un conto averlo perché ti piace quel ragazzo, come fa, come si impegna, è un conto doverlo avere perché sono cose diverse. Cioè, è impegnativo. E poi devi sentirtelo di farlo. Sì, cioè, certo. Cosa certo. Che non... per me non era fondamentale nella mia vita, ecco. Chiaro. No, io quella lo scarto perché non sono proprio capace a fare sì, didattica. Sì, io dico, c'è la didattica, ma ci sono tante, come si diceva, il negozio di musica, sì, piuttosto sì. Che tante altre cose, ecco. Il mio maestro. Il Rodi, ad esempio, finché cioè. Ai 20 anni, so che quando ero a Londra tanti facevano il Rodi, cioè sì, d'estate lavoravano tutte le... è un po' come fare il magutto. Ah, cioè. sì, caspita. Però sai, sono scelte. E poi ci sono quelli che scelgono la strada del turnista e quello è massacrante. Quello è massacrante. Secondo me il turnista è uno dei lavori più duri a livello musicale. Session man, sì. Perché comunque, vabbè, devi sempre studiare tanto. Una grande preparazione, esatto, certo. Esatto, devi studiare tanto, devi essere sempre pronto e poi... Ogni artista ha le sue richieste, quindi devi essere anche a livello caratteriale molto flessibile. Molto flessibile, certo, però sì, io sì. Non lo sono, quindi vabbè, ognuno ha il suo carattere. È chiaro, è chiaro. Senti, questo ti faccio la classica domanda che faccio a molti, un po' la domanda un po' conclusiva del salottino. Cosa ne pensi dei talent? Ma i talent sono una cosa che c'è oggi, quindi bisogna conviverci, anche lì sono questioni di scelte, può essere un buon canale per arrivare in alto, abbiamo tanti esempi. Sì, sì, beh, poi certo. Chiaramente... quando si parla di talent, televisione, così mi viene un po' da pensare che c'è soprattutto c'è il business davanti, quindi ho un po' paura dal lato umano di queste persone, che anche ragazzi giovani che possono venire folgorati un po' da questo ambiente che è molto crudele, cioè parliamoci sì. Chiaramente. Poi la TV è veloce, molto è veloce, ti selezionano come se fosse carne da macello, quindi bisogna avere una bella grinta, però allo stesso tempo chi ha le capacità, chi ha quella mentalità, non sì. So come chiamare, sì. Cioè, dà quella possibilità di farsi vedere almeno. Ha una possibilità, e poi se mi dici a me vai in un talent ti dico non mi interessa, ecco. No, chiaro. Cioè, però oggi i giovani sono un po' attratti da sta certo. Cosa, io sono del parere che talent o non talent il mazzo te lo devi fare, sì. Quindi se vuoi suonare la chitarra devi studiare sicuramente, se vuoi fare qualsiasi cosa devi farti il mazzo, cioè, sì. Noi a una certa l'abbiamo capito, sì certo, sì sicuro. A me la cosa che mi piace dei talent è appunto come stavamo dicendo che danno la visibilità ai ragazzi giovani di potersi farsi vedere, quello che mi piace meno sono i giudici seduti lì che capiscono niente di musica e giudicano quello che stai facendo, no? Sì, cioè io devo trovare uno giudizio, davanti sì. Che
non sa la differenza da un do minore a un do maggiore, però mi critica per come lo sto facendo. Sì, questa cosa del giudizio la fanno per, penso per aumentare questa tensione. Sì, pathos. Ma alla fine come fai a giudicare un chitarrista rispetto a un cantante, rispetto a un ballerino? Cioè, è ovvio che stiamo parlando di... Sì, certo, avan spettacolo. Di aria fritta, come si suol dire. Cioè, esatto. Quindi, vabbè, bisogna viverla un po' così, ecco. Chiaro. Io la televisione non ce l'ho da più di 20 anni, quindi... Anche se mi parli di talent, quindi, non saprei dove sono. Vedo ogni tanto... Perché sto un po' sui social, giustamente per essere presente, nel senso, sì, per la musica ci sto. E vedo ogni tanto qualche video e dico, cazzo, ops, sono allucinanti. Sì, cose. Sono micidiali. Perché sono... poi passa anche gente di un certo tipo, cioè passano talenti veramente geniali. Sì, sì. Ne ho sentiti parecchi che suonano bene, cantano bene, però poi sono le meteore che spariscono. Che appunto è troppo veloce. È veloce, e poi non gli interessa, secondo me. Gli interessa una cosa su cui guadagnare subito. Esatto. Quindi... Non ho mai creduto ai 100 metristi, ho sempre creduto ai maratoneti. La musica bisogna lavorare. Cioè, eh sì, c'è niente da fare. Più lavori, più cresci, eccetera, eccetera. La chitarra la conosci suonandola. Sì, suonando, studiando, confrontandoti anche, esatto, con i tuoi compagni, esatto, litigandoci anche. Perché... Bellissimo, è tutto bello. Sì, sì. È così. Bene, mi ha fatto veramente piacere, Marco, anche averti qua al salottino, parlare di blues, poi io... Non so, non basterebbe la batteria delle telecamere per continuare a parlare di blues, perché lo adoro, è un mondo che amo. E beh, magari verremo a sentirti qualche volta quando suonerai dal vivo. Spero bene, sì, sarei veramente contento. Bene, amici, questa sera abbiamo conosciuto un nuovo bluesman, vi aspettiamo per le prossime registrazioni, puntate al Ticket to Ride, lunga vita al blues, buona serata e buona continuazione. Ciao!